Ciao a tutti, oggi vi porto a Romano di Lombardia. Entriamo dalla Porta Brescia, qui vicino, seguitemi, e entriamo nella parrocchiale di Romano perché c'è un bellissimo quadro che è l'ultima cena di Moroni. Pochi di voi lo conoscono, ma la cosa bella di oggi è che il quadro verrà commentato da una bravissima guida di Bergamo. Seguitemi! Buongiorno, sono Nicoletta e sono qui per farvi vedere una delle opere più belle della nostra parrocchiale, l'ultima cena di Giovan Battista Moroni. Questo quadro, che è considerato un quadro molto importante anche a livello nazionale, poiché per esempio durante la Prima Guerra Mondiale fu portato a ricoverare sotto l'altare della patria, come le opere che avrebbero dovuto essere risparmiate dalla guerra. È spesso stato restaurato e andato in giro per l'Italia, ma anche per l'Europa. L'ultima volta è stato addirittura a Londra per una personale su Moroni. Rappresenta l'ultima cena. Il soggetto rappresentato è un soggetto classico che rappresenta il momento in cui Gesù dice ai suoi discepoli che chi di voi mi tradirà? Chi di voi mi tradirà? Questo momento è fissato nella tela e si può notare lo sconforto di Pietro, che a destra di Gesù si mette le mani al petto. E questa immagine è un'immagine a cui i romanesi sono molto legati, rappresenta veramente un punto di devozione, anche se moltissime persone non sanno nemmeno che è del Moroni, forse questa è la cosa più triste. Giovan Battista Moroni non venne mai a Romano, ricevette la commissione dai confratelli del Santissimo Sacramento, che pagarono quest'opera e che trovarono, e questa è la cosa molto particolare perché per molto tempo si è dibattuto su chi fosse il coppiere, perché se avete notato e guardato bene questo quadro si vede che quasi la figura del coppiere ruba la scena a Gesù, è più in alto di Gesù e guarda direttamente noi. Il coppiere, o come oggi sappiamo essere il priore della confraternita, quindi il committente, quindi colui che ha pagato quest'opera, si è fatto rappresentare ed era anche nell'immagine, voi vedete che è un sacerdote per via della stola messa sul lato, per via di questo abito, porta in mano questa bellissima bottiglia così, questo contenitore con il vino, due specie, il pane invece è sul tavolo. E oltre alla bellezza veramente di questa bottiglietta trasparente, quest'aria un po' sorniona, un po' che sembra intrigare l'osservatore, è come dire guardatemi, osservatemi che sono il responsabile di tutta questa bellezza. Per molti anni è sembrato che fosse, o meglio,
così ci dicevano, che fosse un autoritratto del Moroni. Oggi la critica, nell'ultima opera di Facchinetti, che è l'opera omnia su Moroni, dice invece con certezza che era il priore di questa confraternita. La composizione ha una parte inferiore che ha la tavola, ma non ci dimentichiamo tutta la prospettiva che c'è nella parte superiore, decisamente incantevole per questo cielo pieno di nuvole, azzurro ma non proprio terso, e questo cannocchiale di portici, ma sorprendente è sicuramente la finestrella con le grate rosse, che dà l'unico colore insieme a tutti questi grigi. Grazie per avermi ascoltato. Questa è una delle opere della nostra parrocchiale, ma Romano ha tanto da farvi vedere. Veniteci!